Sono affetto da lupus eritematoso discoide. La mia patologia è la sindrome di Turner. Ho l'HIV da 17 anni. Io ho la spina bifida, che è una malformazione della colonna vertebrale. Io soffro di spondilite anchilosante, una malattia reumatica. Seguire la vita, scegliere di vivere. Milioni di persone in Italia sono affette da patologie croniche con cui dovranno imparare a convivere per sempre. Molte di loro incontrano diversi problemi a seguire correttamente una cura. Rabbia, frustrazione, vergogna, noia, difficoltà nel trovare la giusta cura sono alcuni dei fattori, degli ostacoli che si frappongono tra i pazienti e una corretta aderenza terapeutica. Vi presentiamo le storie di persone che grazie ad un percorso di cure, alla forza di volontà, alla voglia di andare avanti e lottare, hanno trovato la voglia di vivere. Maria Pia, 17 anni, di Bari. Sono affetta da questa patologia dalla nascita. Questa patologia può comportare diverse problematiche fisiche, a volte anche mentali. Questa malattia può comportare ritardi a livello intellettivo. Nella mia vita non ha comportato molti disagi psicologici, però ci sono molti ragazzi che ne hanno subito le conseguenze. Questa patologia può comportare problemi a livello relazionale con i propri coetanei, in quanto comunque si è diversi da loro. A me personalmente non molti, però di solito ne comporta. Dalla nascita ho seguito una terapia farmacologica che mi permetteva di e mi permette di mantenere elastica la vescica, in quanto questa patologia porta problemi agli sfinteri. Oltre ai farmaci ho fatto anche un percorso di fisioterapia che mi ha permesso di avere dei miglioramenti. Sin da piccola ho praticato nuoto. Poi ho deciso di cambiare sport e di praticare il tennis, ma sono due sport che mi piacciono molto. Ora qui siamo davanti a dei giochi e mi ricorda che senza quelle cure non avrei mai potuto fare sport. Ho avuto un supporto psicologico da parte della mia famiglia, ma anche da parte di medici che mi hanno aiutato in tutte le mie problematiche. Oggi frequento il quarto superiore delle scienze umane, è un percorso di studi che mi piace molto perché mi permette comunque di aiutare delle persone come magari hanno fatto con me fino ad ora. Sono stata aiutata da un'associazione che inizialmente è quella pugliese che si chiama PUSBI, poi successivamente ci siamo uniti a un'altra associazione italiana che si chiama ASBI, che mi ha aiutato molto nel confronto anche con altre persone per confrontarci comunque delle nostre problematiche e magari trovare delle possibili soluzioni. Inizialmente ho avuto delle difficoltà a seguire le cure, in quanto essendo piccola e magari un po' più immatura, pensavo che fossero inutili e di intralcio nella mia vita quotidiana. Ora che sono un po' più grande ho capito che sono importanti per seguire una vita dignitosa. Ho avuto un buon supporto dei medici che mi hanno seguito in tutto il mio percorso di vita fino ad ora e mi sono trovata bene. È importantissimo avere un sostegno psicologico. Ho sempre avuto un buon rapporto con i miei coetanei, non ho avuto problemi nel interagire con loro. Queste cure mi hanno permesso di praticare sport, tra cui tennis e nuoto. È stato importantissimo seguire queste cure perché mi hanno permesso di fare ciò che un bambino normale fa tutti i giorni, tra cui lo sport. È importantissimo seguire le cure adeguatamente per avere una buona efficacia.
A chi è affetto dalla mia o da qualsiasi altra patologia, consiglio di seguire le cure perché magari possono sembrare inutili, ma invece possono aiutare a condurre una vita dignitosa.